Filippo Muzzo, parliamo di moto da corsa per i piccolissimi, giovanissimi piloti. È una meravigliosa iniziativa la vostra e anche ormai è arrivata a una bella maturazione, dei traguardi importanti. Sì, quest'anno sarà il quarto anno consecutivo e in effetti abbiamo messo parecchia carne a cuocere, nel senso che adesso abbiamo strutturato 3 trofei per i giovanissimi, che sono la IRP, la Junior Trophy e l'Extreme, e poi in maniera graduata arrivano sulle moto che sono la RS 125 GP Trophy, la Hornet Cup o quest'anno viene introdotta anche la CBR 600 F Cup e poi per andare alla CBR 600 RR. Devo dire che quest'anno avremo il primo pilota IRP che ha fatto tutto questo percorso e l'ha fatto in maniera eccellente, potrà grazie a noi partecipare alla CBR 600 RR Cup a 16 anni. Senti, quindi si parte a quale età e con quanti soldi? Perché è chiaramente una delle formule più abbordabili oltre che più affascinanti per i ragazzini. Sì, sì. Allora, si parte da poco, nel senso che c'è un primo corso che è l'IRP che costa intorno ai 1500 euro e noi diamo tutto, gli prestiamo la moto, la tuta, il casco, la benzina, l'assistenza tecnica eccetera. Poi man mano che si sale abbiamo ancora un primo step dove la moto comunque viene gestita da noi in modo che così riusciamo a tirare fuori il giusto pilota e anche lì moto portata in circuito, benzina, ricambi in caso di cadute eccetera, e il costo più o meno tra avere la proprietà della moto e il corso sta intorno agli 8.000-8.500 euro. Poi si passa all'Extreme, per cui la moto da 9 cavalli passa a 14, con l'Extreme si dà la possibilità, facendo il nostro trofeo, anche di partecipare alla Mini GP della FMI, per cui comunque con la stessa moto si possono fare 2 campionati e poi si va oltre, però comunque i costi sono bassissimi per queste moto. In compenso però diamo un'educazione ai bambini molto importante. Ci sono delle novità tecniche sulla formula, mi pare, quando si arriva sulle moto vere quest'anno? Beh, quest'anno per quanto riguarda la Hornet Cup, la CBR 600 F Cup e la CBR 600 RR Cup avremo nuovi pneumatici, nel senso è stato appena siglato un accordo con la Pirelli, per cui le moto saranno tutte gommate Pirelli. Diablo. Pirelli Diablo. Grazie Filippo Muzzo, in bocca al lupo. Grazie, crepi.